Questo mese vi parlerò di effetto placebo. Mamma, mamma, mamma! Mi sono fatto male! Mamma! Mamma! Ho questi due figli, Jan, 4 anni, e Tadej, 2 anni. Si inseguono tutto il giorno e tentano di bastonarsi anche. Anzi, si bastonano selvaggiamente. Uno insegue l'altro con una spada e gliela dà in testa. L'altro giorno, Tadej, il più piccolo, sta in bilico su una sedia. Arriva Jan e lo strattona giù, per terra. Jan ride e gli dice: «Brutto, sei cattivo! Butto tu!» E la risposta è indignata. Dopo corrono a tutta forza per la casa e si sfracellano contro angoli, spigoli e così via. Che ridere! Tadej commenta questi incidenti, quando non lo riguardano, con le seguenti parole: bim, boom, bam! Vada boom, boom, bim, bim, bam! Ma bisogna anche dire che Tadej, quello che ha la peggio di solito, insegue, per così dire, traiettorie precarie. Come si diceva all'inizio, le moine che seguono gli incidenti di questi invincibili struccoletti di plastica hanno il solito richiamo. Mamma, mamma, mamma! Male! Mamma! Ogni tanto, se non c'è la mamma, guardano me con occhi speranzosi. Dicono lo stesso mamma, perché tanto. La mamma o chi per lei a quel punto deve accoglierli in maniera dolce. Prendi un bacio! Chiede Tadej. Anche Jan vorrebbe la stessa cosa. Vogliono essere presi in braccio e vengono presi in braccio. Un cono di luce misteriosa illumina dall'alto quell'incontro. Al centro del fascio di luce, il bambino espone la sua ferita, o meglio, il posto dove starebbe quella ferita, dove che Gediol. Lo struccoletto è convinto che quando la mamma o chi per lei bacerà quel diol, tutto gli passerà. Il tempo si ferma, il capo della mamma si adagia su quel diol e posa un bacio. E così le moine finiscono, subito. Lasciami, devo andare a giocare. Il dolore è una costruzione sociale.